Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo qui è un video spacchettamento Avon di campagna 5-6 in collaborazione sempre con la simpaticissima Arianna, che mando un bacione e la saluto e mi raccomando andate a vedere il suo canale. Allora, inizio con il cartaceo. Allora, mi è arrivato un album di campagna 7. Vi faccio dare una sbirricciata, che è questo qui, con i nuovi smalti gel shine. Poi mi sono arrivati 6, allora questi sono 5 cataloghi di campagna, mi pareva erano 6, quindi questi sono 5 più 1 di campagna 6, con l'offerta sui deodoranti. Poi mi è arrivato 2, 3, 5 outlet, questi qui della campagna 6. Sì, la campagna 6. Poi mi è arrivata questa offerta per noi presentatrici sul set della Vollac, e questo qui che è un altro set con tutti questi profumi, eccetera, per noi presentatrici. Poi mi è arrivata l'anteprima di campagna 8. Faccio prima, faccio così, guarda. Ok. Poi mi è arrivato, questo è un altro volantino. Poi le offerte di campagna 8, la fattura, dei sacchettini piccoli che sono quelli che ho ordinato io. Poi la campagna 8, davanti e dietro, questa è l'elevata e corrige, non so come si dice, altri sacchetti, le offerte di campagna 6, le anteprime di campagna 6, le anteprime di campagna 7, le offerte di campagna 7, e questa qui è un'altra incentivazione, diciamo, di campagna 7. Allora, iniziamo. Scusate. Allora, mi è arrivata il set che, se ordinavi una cosa da pagina a pagina, poteva avere un set a 3,95 euro. E questo set comprendeva il temperino, la pinzetta per le sopracciglia e il col eyeliner nella tonalità True Black, che ora vi mostro, vi faccio vedere, che è questo qui. Questo qui con l'apposito sfumino, perfetto. E questo veniva a 3,95 euro, me lo ricordo. Vi dico anche i prezzi, quelli che riesco a trovare, che ho messo la fattura qua vicino, così se vi interessa ve li dico. Poi è arrivata questa qui, che è la spazzola, quella che puoi fare i capelli mossi. Questa qui veniva a 7,95 euro. Poi mi è arrivato questo qui, che è il nuovo che usciranno nella campagna 6, dovrebbero uscire i rossetti nella tonalità Mango Tango, che ora vi mostro. Che è questo qui, arancio, se riuscite a vedere bene, è un arancio tipo. Poi questo qui veniva 1,90 euro, me lo ricordo. Poi ho ordinato, perché questo qui l'ho ordinato io, ho ordinato sempre nella stessa linea, questo qui che è Samba Pink. Però questo non ve lo sto a aprire, che è questa tonalità qui, che è un
rosso-rosa. Non ve lo sto a aprire perché non so se lo terrò per me o farò un regalino, non lo so ancora. Poi mi sono arrivati tante matite nella tonalità, allora, queste venivano 2,50 l'una. Mi sono arrivati, allora, tre Blue Waves, che ora vi faccio vedere. Oggi non ho l'aiutante che mi apre le cose, che è questo blu qui. Faccio vedere anche la punta. Se riesce. Ok, questo blu qui. Molto bello. L'ho spuntato, mannaggia la miseria. Poi questo qui che è Tropical Storm. Purtroppo non mi sono arrivate altre matite che mi devono arrivare. Sempre queste qui della Color Trend. Mannaggia miseria, che è questo viola qui. Ok, è questo, se riuscite a vedere, viola qui. Perfetto. Poi questi qui venivano 2,50 l'uno. Poi mi è arrivata allora questa qui che è la matita Smokey Eyes, che da una parte è nera e da una parte è grigia. Poi mi è arrivata questa matita qui della Avon Glow, questa qui, nella tonalità Plush Berry, che è questa qui. Questa è mia. Una parte rosa e da una parte è bronzo. Non so se la terrò per me o ci farò un regalino per i miei clienti o chissà perché. Vi farò sapere. Se magari la tengo per me, vi farò sapere com'è questa matita e vi farò un video su tutti i prodotti che avevo detto che vi facevo sapere, infatti vi ci farò il video. Questo è il Big Multiplet. Ah, questa matita veniva, mi sembra, 1,90 euro. Mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Non lo trovo. Non riesco a trovarla. Vabbè, mi sembra che veniva 1,95 euro. Scusate se sentite abbaiare, ma è il mio cane. Mi sembra che veniva 1,95 euro. Mi sembra. Ma ora non riesco a trovarlo. Questo qui veniva a 5,95 euro. È il nuovo Big Multiplet nella tonalità black. E ve lo apro, tanto di mia sorella. Che è questo qui. Questo qui che ha questo scovolino qua. Che è quello nuovo uscito, che fa le ciglia più ampie. Non più ampie, cioè non fa grumi nelle ciglia, scusate. Poi mi sono arrivati tanti, tanti smalti, che questi
Ora vi faccio vedere. Mi sono arrivati tanti smalti, che sono tipo tutti questi qui, che ora uno a uno vi faccio vedere. Allora, questo qui è del nuovo Gel Shine che uscirà in campagna 7. Sì, in campagna 7. Nella tonalità Fabulous, che è questo rosa qui, molto acceso, molto bello. E veniva 1,55€ preso in anteprima. Questo è sempre della Gel Shine, tonalità Charcoal Smoke, penso si pronuncia così, e anche questo veniva a 1,95€, sì, 1,55€. Questo è un grigio topo, tipo, anche questo, no, grigio fumo, infatti si chiama Smoke. Poi mi è arrivato un altro della Gel Shine, sempre 1,55€, Nutei Tune, non so come si pronuncia, che è questo bianco Havana, tipo, non saprei come dirlo, sembra dalla fotocamera un bianco, però è tipo un bianco Havana, una cosa del genere. Poi questo è sempre della Gel Shine, 1,55€, Perfect Pink, che è questo rosa qui, poi nella Gel Shine Sheer Love, sempre 1,55€, che è questo rosa chiaro qui, che sembra come quell'altro, però un po' più sul rosa questo. Poi della Gel Finish a 3,95€ Sheer Love. Penso proprio che Gel Shine sarà quella che andrà a coprire la Gel Finish, perché hanno gli stessi nomi dei smalti, ci ho proprio fatto caso, e anche vedete hanno, vi faccio vedere Sheer Love della Gel Shine, sono uguali, hanno le stesse tonalità, avranno cambiato, se no questo è un po' più scuretto, sembra. Mi sembra di sì, mi sembra che questo è un poco più scuretto, ma penso che avranno riformulato un po' le formule. Mi dovrò andare a leggere un pochino, perché le tonalità hanno gli stessi nomi e le tonalità sono quasi uguali. Poi c'è a 1,55€ della Gel Shine Mean to Be, che questo qui l'ho visto, è veramente bellissimo. È un verde acqua molto molto bello, molto bello, mi piace da impazzire. Poi questo qui della Gel Finish Perfect Pink, che è uguale all'altro della Gel Shine. Poi questo qui della Gel Finish Lavender Sky, che è questo lilla, poi questo qui della Gel Shine. Ah, quelli della Gel Finish vengono tutti 3,95€, quelli della Gel Shine 1,55€, senza che li sto a ripetere. Red Velvet, questo è un rosso, mamma mia, bello, un rosso bordeaux bellissimo proprio, troppo bello, è quasi metallizzato, molto mi piace molto. Poi questo è
Sapphire Dapp, penso si pronunci così. Nella tonalità è un blu, guardate bello questo. Questo mi piace da impazzire, penso che lo ordinerò un'altra volta. Perché questo l'ho preso io per mia nipote, che mi piacciono da impazzire gli smalti e tipo lo adoro anch'io, lo comprerò. Questo qui è Emerald City della Gel Shine, che è questo verde qui, molto bello, anche questo. Poi, come ultimo smalto, sempre della Gel Shine, Wine and Dine Me. Le mie pronunce sono sempre il massimo. Che è questo, mamma mia, bello questo. Non so di preciso che colore definirlo. Sembra rosso mostato, ma è tipo, guardate, è bellissimo. Si sembra rosso mostato, tipo. Mi direte che cos'è rosso mostato? Non ve lo so spiegare. Poi andiamo avanti. Mi sono arrivati i guanti, quelli idratanti. Poi mi sono arrivati. C'era l'offerta a 15,90 euro. Prendevi due fondotinta più lo stilo. Allora, questo qui è lo stilo multiuso della Von Glow, tonalità Shimmering Bronze. Poi ci sono due fondotinta della Calming Effect, sempre nelle tonalità cream, però questo qui è effetto matte. E questo qui illuminante, che ora vi faccio le tonalità. Questo qui è la cream illuminante, che è questa qui, molto chiara. Poi questa qui è quella matte, che è uguale, tonalità uguale perché è sempre cream, però questa fa effetto matte con altro illuminante, differenza c'è solo quella. Poi mi sono state ordinate un po' di lozioni corpo, ve le faccio vedere tutte insieme. Scusate per il rumore. Allora, mi è stata ordinata questa della Avon Femme da 150 ml, e questa qui veniva 2,50 euro, mi sembra. Poi questa qui dell'Avon Natural, rosa rossa e pesca, da 200 ml, veniva 2,95. Poi questa qui l'ho presa in anteprima nella Von Dreams, da 150 ml, veniva 4,50. Poi questa qui della Von Naturals, questa qui è al frutto della passione e peonia, da 200 ml, veniva 1,95. Questa qui al tè verde e verbena, da 200 ml, della Von Naturals, veniva 1,95. Questa qui l'ho presa dell'Avon Butterfly, se riuscirete a leggere, ecco, da 150 ml. Questa qui l'ha presi quando fai l'ordine, dopo ti dà alcune offerte e ho detto perché no, proviamo. E anche questa l'ho presa in offerta nelle offerte dell'anteprima, da 200 ml, che è la lozione idratante per il corpo allo yogurt, che uscirà ora in campagna 6 o in campagna 7, mi sembra. Poi mi è stato ordinato questo qui, che è il mascara della Mega Effect, tonalità Blackest Black, che è questo qui. Questo qui. Poi questo qui veniva a 5,95. Sì, 5,12. Poi mi sono stati ordinati tre dry shampoo refresh da 150 ml della Advanced Technique,
che è questo qui, lo shampoo quello secco, che toglie il sebo, e veniva a costare 4,95 euro, mi sembra. Sì, 4,95 euro. E me ne hanno rimesse 3. Poi c'era il set che comprendeva tre profumi della Soft Mask, quindi questi tre, a 22,95 euro. Poi vi faccio vedere qual è il packaging. Tanto sono di mia mamma, quindi posso rompere anche la scatola. Ed è questo qui. È molto buono come profumo, lei lo adora, infatti lo prende sempre, e tipo ha trovato questa offerta 2 3 22,95 euro, ne ho approfittato. Poi mi è arrivata la fragranza spray alla rosa rossa e cioccolato, questa qui veniva 1,95 euro. Poi mi è arrivato il Mr. Frosty, che c'era dalle offerte per noi presentatrici, ma la mia amica tipo c'era un pezzo di cartone e mi piace da impazzire, mi ha detto prendimelo, 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 e va bene, non mi costa niente. E questo qui è da 250 ml. Poi mi sono arrivati due chiavette USB da 8 giga, questo qui a forma di macchina fotografica, e costano 9,95 l'una, e me ne sono arrivate due. Poi mi sono arrivati un bel po' di rossetti, che ora vi faccio vedere. Me ne sono arrivati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 9, 9. Allora mi è arrivato questo qui, che è Rich Merlot, se riuscite a vederlo, è Rich Merlot, e veniva 2,50. Questo qui è Berry Blast, che è questo rosso scuro, della nuova tonalità dei rossetti matte, e veniva 5,95. Poi questo qui è questo rosso qui, che era in offerta a 3,95 euro, è Power Trip. Poi questo qui è Vibrant Melon, che ho portato qua in mia, vi faccio vedere, così vi faccio anche lo swatch. Questo è Vibrant Melon, si presenta in questo packaging ed è così, così. E questa è la tonalità, è molto bello. Io lo metto sempre, mi piace da impazzire, è tipo bellissimo. Poi questo qui è Pucker Up, che è un rosa a 3,95 euro. Poi questo qui è un rosa rosso, Heat Wave, questo qui, che veniva anche questo 3,95 euro. E poi questo qui è Posh Petal, è un rosa, che ho anche questo, vi faccio vedere, e veniva 5,95 euro. Allora, si presenta in questo packaging perché è il nuovo rossetto matte, e è questo qui, questo rosa qui. Io, se vedete, è usatissimo, perché lo sto indossando anche ora, anche se si vede poco, però tipo mi piace quando non ho voglia di mettere il rossetto, che si vede parecchio, metto questo, è tipo questo rosa qui, molto bello. Sono molto scriventi, tengono tantissimo, io amo questi rossetti. Scusate se sentite abbaiare, ma il mio cane non può stare alla finestra aperta, mi va alla finestra e abbaia tutti, a chi passa, tutti. Scusate per il rumore. Poi mi è arrivato questo qui della Ultra Color Bold,
Nella tua età sangria shock. Ora vi faccio vedere. Non riesce a dirlo. Ok. Che in questo packaging molto lucido, ed è questo qui, un viola scuro, che non è per questa stagione ormai. Ormai si va verso l'estate e ci vogliono più colori accesi. Questa qui va bene per l'inverno. Poi, e questo qui veniva a 5,95. Poi mi hanno ordinato questo qui, che è Valentino. È un rosso, il più acceso che c'è tra quelli della Color Trend, io penso. E veniva a 2,95 euro. Poi, come ultime cose, mi sono arrivate i salva calze a 1,95 euro, per i piedi, la maschera per i piedi alla lavanda a 1,95 euro da 75 ml. Poi mi è arrivata l'esfoliante a melograno e cioccolato, 75 ml, veniva a 3,95 euro. Poi mi è arrivato l'eyeliner First Mate, questo qui che è quello blu, che è questo qui, blu, questo qui, sembra quasi nero ma invece è un blu, parecchio 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 scuro. E poi questa qui è le famose, finalmente sono arrivate le famose matite. Questa è Apple Cinnamon, che è finalmente, dopo tante campagne che sono uscite, finalmente è arrivata. Fortuna che sono delle mie amiche, perché... Che è questa qui? Che è questo rosso qui, molto bello. Molto acceso, molto... Non molto acceso, molto scuro. Molto bello, mi piace, quasi quasi la prendo anch'io, quasi quasi me ne faccio una scorta. Venivano 4,95 euro l'una, e questa qui è Crushed Rose. Ok, che è questo qui un po' più chiaro, sono, ecco qui, questo, molto più chiaro, molto bello, diciamo. Cioè, io non lo metterei mai, però molto, alla mia amica piace, molto, molto bello. Molto bello. Per chi piace, molto bello. Allora, il pacco è vuoto. Il video è finito. Spero che non vi ho annoiato. Mi raccomando, andate a vedere il, nel pacco, lo spacchettamento di Arianna. Mi raccomando. Un bacione, ciao!